insomma, è uno dei più importanti ricercatori, studiosi italiani, e in particolare dell'opera e del poeta Giuseppe Gioacchino Belli, di cui è presidente del Centro Studi e di cui faccio parte anch'io da una decina d'anni, e ci occupiamo così proprio della diffusione della cultura romana nell'Ottocento, ma in particolare Giuseppe Gioacchino Belli e tutti gli altri aspetti della cultura che è appunto romana, a livello accademico. E da qualche anno appunto con il professor Teodonio abbiamo lanciato questa iniziativa di Leggere Leggeri all'ora del tè, puntando su una cadenza, in questo caso è mensile, perché Quasi iniziamo, mensile. sì, praticamente è mensile, perché finiremo se non ricordo male, poi con le date saremo più Assolutamente precisi, sì. a metà aprile, e l'ultimo appuntamento sarà al mercato coperto. Così avremo studiato tre luoghi Per diversi. creare, ecco appunto, per dare anche una varietà di, come si chiamano, location, insomma, di un luogo del mercato coperto che abbiamo scoperto essere ricco di suggestioni. Io con il mio laboratorio teatrale lo abbiamo utilizzato proprio Forse fra i primi recentemente. ad utilizzarlo. Diciamo che come primo spettacolo fu La bellezza, appunto su Giuseppe Gioacchino Belli, che facemmo 3 anni fa, due inverni fa, il 6 dicembre al mercato, grande successo nonostante il freddo e gli spifferi. Diciamo. E che vuole, dunque, il primo appuntamento, intanto, visto che è fra 2 giorni, è Canto di Natale. Canto di Natale sono racconti, favole, poesie sulla festa più importante dell'anno, e alcuni degli autori che toccheremo sono Guido Gozzano, Luigi Pirandello, Trilussa, Giuseppe Gioacchino Belli, Gigi Zanazzo, poi se ricordo Rodari, Calvino. E altri, ora non no, Trilussa. Trilussa, Trilussa.